Ok, ragazzi e ragazze, vai, si continua qui su Berseria, veramente un gioco che mi prende sempre di più, quindi non riesco a staccarmi, ragazzi, veramente non sto dormendo. Già prima dormivo poco, ora non dormo per nulla, quindi non dormo più, ragazzi. Prima dormivo già poco di mio, ora proprio è finita. Ora è la fine, ragazzi. È la fine. Allora, detto questo, sì, possiamo andare di qua a destra, a sinistra. Poi avremo comunque la nostra strada che ci porterà avanti nell'avventura, senza troppi intoppi. Ecco, allora andiamo. Eccoli qui. Si aprirà quel forziere, ragazzi. Voi cosa dite? Ok, perfetto, mi piace così, ragazzi, mi garba molto. Allora andiamo, vabbè, per il momento qui la nostra direzione è molto semplice, quindi non ci saranno intoppi per il momento. Allora andiamo di qua, sì, non c'è problema, vai, raccogliamo tutte queste anime. Ok, detto questo, si va avanti. Si va avanti, eh sì, eh sì. Allora, cosa fare? Combattiamo, combattiamo, se c'è qualcuno, se non c'è nessuno. Ah, eccoli qui. Vediamo un po' questi scontri come saranno, vediamo. No, sono abbastanza fattibili. Ok, magari devo alzare un po' il volume questa volta di l'audio di gioco, non so. Vediamo. E là, dovete star calmi. Dovete star calmi, eh. Vediamo un po' se stanno un po' calmi. Ok. Ottimo, questo attacco, diciamo che mi è piaciuto abbastanza, ecco. Ok. Si sale anche di livello. Ed era ora che saliva di livello perché. Allora, ecco un po' di anime. Qui siamo a 170. Eh sì, no, 169. 169. Va bene così, ragazzi. Va benissimo. Allora, cosa facciamo qui? Rompiamo tutto. Alcune pareti, ok. Vabbè, ma si era capito che bisognava rompere qualche parete, eh. Eccola, siamo a 170 anime. Ok. Ma non c'è nessuno per combattere qui? Io voglio combattere, ragazzi, però non me ne danno l'opportunità, quindi vabbè, vediamo un attimo. Ok. No, vabbè, ora c'è l'opportunità. Ai ai ai, incontro pericoloso. Qui ora bisogna stare un po' attenti, qui. Qui veramente bisogna stare attenti, ragazzi, ora, eh. Ne sono un po'. Ecco, una. Ne sono abbastanza. Vai, vai, facciamo questo attacco speciale qui, in modo da vedere se. Vabbè, è andato tutto bene, quindi meglio così, un attimo, mi devo allontanare. Ok, ora si può continuare qui. Chissà se salirò di livello in maniera molto veloce, non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so. Dai, fammi salire di livello, fammi salire. Niente. Ecco, ne sono abbastanza qui, ne sono abbastanza, però sono scontri che poi alla fine pagano bene, ecco, quindi conviene sempre farli, ecco qui. Ok, un personaggio sale di livello. Ullala, e qui cosa ti racconto? Proviamo questo scontro anche. Maremma, no, vabbè, qui fanno male. Qui sono abbastanza. Sono aggressive. Dovete star calmi però, dovete. Vabbè. Andiamo con la super qui. Ottimo, ottimo, così, così va veramente bene, ragazzi, va veramente bene. Vai, la faccio anch'io, anche se, vabbè.
Avrei potuto tenerla, vabbè, però ho detto voglio farla anch'io. Se no tutti la fanno, io no, quindi. Ok, un po' tutti stanno salendo di livello qui, ragazzi, la cosa non è male. È una cosa veramente buona che tutti stanno salendo un po' di livello. Ok, cosa succede? Vediamo un po'. エレノアの代わりにあんたをライフセットの器にしてもいいのね。却下じゃ。わしはビエンフを1匹で手一杯じゃし。ビエンフを食らえば飽きができるでしょ。ビエン。相手も無理じゃ。お主らも見たじゃろ。 ボーはあのとんでもない彼主相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんとではとてもとても受け止め切れぬわ。結界の時といい、血脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。けどあの女大魔士は器になれた。エレノア様はマギルー姉さんより頑張り屋さんでふから。 Ok, perfetto, perfetto. Allora, ah, ok, però io adesso non so da che parte proseguire. Vediamo un po' qui cosa c'è, ragazzi. Facciamo un po' tutte le strade, perché... Anche se magari è un po' più conveniente andare a parlare prima qui per vedere un po' il da farsi. Poi magari sbaglio uguale, però controlliamo un attimo. これ亀や知っておるか。この辺りには旅商人を襲って喰らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を喰らう。そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと、アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリと美味しくいただいてしまうとか。 おいら、アコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。紛る、お客様の笑顔をあげといて。にんまり。恐縮す。 Ok, allora ragazzi, faccio un po' di acquisti, Allora, sì, devo acquistare qualcosina, quindi... Ok, devo rimettere un po', diciamo, a pari delle cose, delle piccole cose, ok? Quindi datemi un attimino, insomma. Accessori, vediamo un po'. Vabbè, per il momento... Non mi interessa, però devo fare, devo scomporre, perché tanto qui, ragazzi, vedete, ne ho comunque, ne ho abbastanza di cose uguali, quindi non vedo perché, ecco, ne posso scomporre un po', diciamo, ecco. Ora non è che faccio tutto adesso, ragazzi, Se no poi voi diciamo che magari vi annoiate pure, ma avete anche le vostre ragioni. Ok, vedete, ne ho veramente troppi di oggetti uguali, ecco. Ne ho veramente tantissimi, ragazzi.
Ecco, poi magari un po' lo faccio adesso, un po' lo farò per fatti miei, eh. Vabbè, ora basta scomporre. Migliora, ecco, andiamo a migliorare qualcosina qui, eh. Andiamo a migliorare qualcosina. Allora, detto questo, sì. Armi, accessori, no, andiamo con le armi. Vai, migliora. Migliora ancora, va bene, posso migliorare anche lui e andiamo. Così siete anche tutti più contenti qui, eh? Ok, ora vediamo gli accessori da migliorare. Non posso migliorare nulla. Ecco, a lui però posso migliorare qualcosina, ecco. Ok, bene, bene così. L'importante è migliorare qualcosa, ragazzi, poi. Anelli, anelli, buh, no, non posso migliorare nulla, però qui. Ecco, solo lui è fortunato che posso migliorare un po' tutto, eh. Ok, ragazzi, acquista, vendi, vediamo un po'. Ok, possiamo proseguire adesso. Ora possiamo proseguire. Solo che ora non so da che parte andare, ragazzi. Perché se vado di qui, poi è un casino. È un casino. Innanzitutto proviamo questo scontro con le armi che comunque ho migliorato. Vediamo un po' se riesco, ecco, ad agire un po' con più potenza, un po' meglio, ecco, insomma. Bello scontro, ragazzi. Non è durato molto, ma diciamo che ci siamo divertiti. Vabbè, facciamo una cosa, va, torniamo dietro e facciamo un po' tutte le strade possibili, visto che bisogna andare da una parte e dall'altra. Qui non ci sono andato prima, quindi ero sceso, ma poi non ho proseguito nella mia direzione. Facciamo un po' tutto e vediamo. Ecco, voglio evitare lo scontro, magari giusto per vedere se riesco a trovare la strada giusta. Poi, una volta trovata la strada giusta, ragazzi, posso tranquillamente. Ah, ok, vedete, qui comunque è chiuso, è un passaggio che comunque si conclude qui, non c'è nessuna direzione dove andare. Ecco, vediamo un po' qui di colpire abbastanza. Vabbè, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Chi mi ridà un po' di energia? Ok, grazie. Basta chiedere che poi danno comunque tutto, eh. Vediamo un po' il da farsi qui. Ok, va bene in questo modo, va bene in questo modo, va benissimo. Ok, ragazzi, gli scontri diciamo che vanno un po' più fluidi, visto che ho potenziato un po', ho migliorato un po' l'equipaggiamento. Ok, possiamo tornare dietro, visto che la strada comunque non è questa. E allora, meglio così, almeno ci siamo tolti una zona di torno, ecco. Allora, no, non combatterò, no. Non esiste minimamente. Ok. Poi se dovrò livellare, livellerò a modo mio. Ok, ora andiamo a sinistra o destra, ragazzi? Va. Andiamo di qua, va. Andiamo di qua. E vediamo se riusciamo a trovare la nostra strada. Da un lato. Là là, da un lato bisogna andare. Però qui ho trovato già un forziere di quelli che piacciono a me, no? 80 ne chiede. Ne chiede 80, ragazzi. E beh. Allora, andiamo, andiamo. No, state buoni. State buoni.
Vediamo un po' qui se la strada magari si chiude oppure. Ai 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 ai, cosa ti racconto qui? Io non so se riesco a farlo questo boss, eh. Posso provarci, ragazzi, questo sì. Non so però se riusciremo nell'impresa, perché comunque. Ecco, sono messo già abbastanza male. Oh, dai, proviamo la battaglia, proviamo la lotta qui, dai, magari mi riesce il colpo gobbo, no? Oggetti, oggetti, un attimo, eh. Vai, ripristina un po' di vita, tanto. Ah, non ce l'ho fatta, aspetta, com'è? Ma come? Avrò sbagliato qualcosa io per la fretta, ragazzi, tranquilli, eh. Via, mi devo allontanare, mi devo allontanare. Allora, gelatina. Ah, ok. Ma sì, dai, possiamo farla la battaglia. Possiamo farla, su. Siamo a buon punto. Siamo a buon punto, ragazzi. Siamo veramente a buon punto. Via, allontanati, Brado, allontanati, allontanati. Dai, è quasi andata, dai che ce la facciamo. Insomma. No, Maremma, ragazzi, no, dai, non ci credo. Allora, facciamo così. Facciamo in questo modo, va. Ok. No, non posso. C'è questa boss fight? No, non aspettate. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Vabbè, dai, è micidiale. È micidiale. Vabbè, ragazzi, è dell'assurdo qui la situazione, eh. Riprovo sì, ragazzi. No, vabbè, ho perso la battaglia. Riproviamo sì, che dobbiamo fare. Vabbè, non ci credo, non ci credo. Sono riuscito a perdere, va bene. Riproviamo, ragazzi, riproviamo, dai, un po' più fiducia, dai. Un po' più fiducia, balordi. Ragazzi, io ci provo, ma qui è tremenda questa qui, eh. Boss veramente che dà dei problemi. No, via. Che bordello, ragazzi. Ma perché devo fare questa battaglia, questa boss fight, magari? Potevo rimandarla a tempo da destinarsi, va bene. Ok. No, calmi tutti qui. Che bordello, ragazzi, che bordello. No, via, via, via. Vabbè. No, vabbè, non ce la faccio, non ce la faccio. Non posso farcela, ragazzi, non posso. Vabbè, è micidiale questa, è micidiale. Veramente una cosa bestiale, no, non posso. No, non ce la faccio, inutile, inutile. Veramente inutile, ragazzi, qui, eh. È una battaglia che io non mi aspettavo che sarebbe stata magari così complessa, eh. No, via, ragazzi, dobbiamo allontanarci qui, dobbiamo allontanarci, via.
micidiale, ragazzi. Uno scontro che... No, vabbè, dai, basta, basta. Non... Ragazzi, io vi chiedo scusa, ma... farò la fuga dalla battaglia io e... se riuscirò a fare la fuga, perché... anche questa cosa è da vedere, è anche da vedere questa cosa, Vai, vai, facciamo la fuga. Magari ci si tornerà più avanti, ma ora... No, no, non esiste.壁や柱の様式から考えると、ここは聖主馬シアを祀った古代の地下聖殿のようだな。馬シアは地を司る聖主様じゃったの。そうだ。俺たちが地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。地脈というのは そういうものじゃない。普通の人間には近くできない自然の力の流れだ。だが古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。人間は彼らの導きによって聖主に近づくべく地脈の近くに聖殿を作った。おほう。聖主は自然の力を操る存在。地脈を聖主と同一視して御神体にしたってわけか。そうだ。 聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまり、どこも似ておる故、外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時、いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、 Ok ragazzi, scusate che ho perso la battaglia, ma purtroppo, dico purtroppo ragazzi, forse dovevo essere un po' più livellato, ma sicuramente questo. Vabbè, ma andiamo comunque avanti. Poi la battaglia, tranquilli che la rifarò. Magari se non la farò con voi, tanto non è della storia principale, insomma. Non è che bisogna seguire un filo lì, perché la storia a questo punto si svolgerà. Un attimo che vado a ricomprare delle pozioni, Allora, acquista... Vediamo un po', Tranquilli. Allora, no, non ho finito, non ho assolutamente finito. Ok, ragazzi, ora possiamo proseguire per andare avanti nella storia. La direzione sarà da questa parte per forza, questa volta non ci sono intoppi, Spero, voglio ben sperare. Dovrò livellare un po' di più e poi ci torno a parlare lì con quel boss lì. Non è che la storia si conclude qui, ecco. Questo è poco ma sicuro, Allora, andiamo avanti. Ora qui c'è un problemino. Non c'è strada per proseguire avanti. Quindi cosa dovrò fare io adesso? Non c'è strada, ragazzi. E io le direzioni le ho fatte tutte. Questo è il problema. Non credo che devo tornare dietro. Non credo. Non credo minimamente, ragazzi. Ma lì ci sono stato. Anche lì sono stato. Vabbè, torniamo dietro. Cosa vi devo dire, ragazzi? Torniamo dietro. Tutte le direzioni le ho fatte, quindi...
Vabbè, facciamo un po' tutto qui. A meno che, ragazzi, aspettate. Aspettate un attimo, mi viene ora in mente che non vorrei che ci sono delle zone dove posso sfondare delle pareti. Eh sì, un attimo. Prima di arrenderci qui, A questo punto... Un attimo, vediamo un po'. Ah, ok, no, un oggetto. Secondo me ci sono delle pareti da sfondare, sì. Bisogna solo vedere dove. E poi... Quindi rifacciamo un attimo il giro, ragazzi. Vi chiedo scusa, ma... A questo punto credo che sia doveroso fare in questo modo. Ci saranno sicuramente delle pareti da sfondare. No, incontro pericoloso, no, male. Malissimo qui, ragazzi, io ci provo, Io rischio di fare questo scontro, però... Perché sto rischiando comunque... Me la rischio bene. Me la rischio abbastanza bene, quindi... Ok, no. Chi mi dà un po' di energia anche a me? Nessuno, ragazzi. Qui devo far tutto da solo io, Non mi cura nessuno a me. Non mi cura assolutamente nessuno. Vabbè, riesco a morire come se non ci fosse un domani. Ok. Va bene. Va benissimo, non c'è problema. Secondo me ci sarà una parete da sfondare. Una bella parete da sfondare, lì saranno i nostri... ricercati, diciamo, chiamiamoli così, dai. Vai, ripristino un po' di vita. Che scontro, ragazzi. Scontro pericolosissimo. Veramente pericolosissimo. Via. Vai, su. Dai, fatela una mossa speciale, una special, qualcosa. Che può essere molto utile, sì, dai. Ragazzi, qui uno scontro veramente... Altro che pericoloso, un po' di più. Ora bisogna trovare la parete da sfondare, perché a questo punto ci sarà per forza una parete da sfondare. Altrimenti, ragazzi, non so veramente dove cercare. Non so veramente da che parte poi cercare, quindi... Vediamo un po'. Vabbè, andiamo. Andiamo, ragazzi, ecco, qui sicuramente, non so, io poi magari posso anche sbagliare che ci sia una parete, ma non credo, Ecco, già qui, ragazzi, vedete che come dico io, magari ci ho pensato un pochettino tardi, ma è così, ullala, vabbè. Ne raccolgo un po', diciamo. Ma escono di continuo, non ho ben capito. Ah, ok, dobbiamo combattere per forza. Siamo costretti a combattere, ok. Io non volevo combattere, ma sono costretto. Sono costretto a fare questo scontro. Sono costretto a farlo, va bene. Ma va benissimo, non c'è problema. Allora, ok,
Dai però, su. Dai che ora possiamo abbatterlo. Ora. E ragazzi, un po' lunga la strada, un po' qui da fare, però siamo costretti a farla. Ok, vediamo un po' se posso raccogliere. Ok, perfetto. Allora, di qui non era, purtroppo non era questa la nostra direzione, però a questo punto, ragazzi, dove ci sarà un'altra palette da sfondare, credo che ci sia il nostro obiettivo, quindi vi chiedo solo un po' di pazienza, di pazientare un pochetto, giusto un pochetto, ragazzi, dai. Allora, ora non so se andare da quella parte, no, non vado di là, andiamo subito di qua. Andiamo subito giù, ragazzi, mi fermo a fare un acquisto veloce, tranquilli. Allora, sì, ecco, questo mi serve. Ho speso, diciamo, quasi tutti i miei soldi, vabbè, ma non è un problema questo. Vediamo un po' qui. Vediamo un po' qui se ci sarà un'altra parete da sfondare oppure no. Perché secondo me ci sarà, e come? Non c'è? Ah no, ok, ma c'è un altro tratto di strada da fare, quindi vediamo un po', magari. No, qui purtroppo non c'è parete da sfondare. E vabbè, e a questo punto, ragazzi, non vorrei credere che la parete è lì dove è il boss, e spero di poterlo evitare, perché non credo che sono in una condizione che posso affrontarlo, ecco. No, dai. Non volevo perdere tempo con questo scontro, va bene. Ma comunque ora facciamolo, visto che ci troviamo, e prendiamo questi punti esperienza, insomma, Dai, su. Nulla. Ok, ragazzi, è durato poco, ma nessuno sale di livello. Purtroppo nessuno sale di livello, allora. E vabbè, ragazzi, dobbiamo tornare qui per forza. Cosa vi devo dire? A questo punto credo che qui sarà una parete da sfondare. Credo che sarà qui, in questa zona. E infatti, ma che poi si vedeva anche, non ci ho fatto minimamente caso io, ragazzi. Guardate qui, ma vi rendete conto? Io ci penso sempre dopo le cose, vabbè. L'importante comunque è proseguire avanti. E proseguire avanti in qualche modo, allora. Perfetto. Ullala, un altro oggetto qui da raccogliere. Raccoglieteli sempre, ragazzi, perché sono importanti qui gli oggetti, eh. Allora, andiamo avanti. Sempre uno scontro che mi prende alla sprovvista, ma vabbè. Va benissimo così, va benissimo. Calmi. Dovete star tranquilli, Vediamo un po'. Dai, però, in questo modo. Bene così. E andiamo. Nessuno che sale di livello. No, aspetta. Ora evitiamo lo scontro. Per cortesia, ragazzi. Non è per paura, Perché li posso affrontare tranquillamente. È giusto per proseguire avanti. Vediamo un po' qui.
Allora, prima di uscire da questa zona, no, non di uscire, vado da questo lato qui, insomma, ecco. Devo raccogliere l'oggetto, ragazzi, perché sennò sarebbe inutile che dico a voi di raccoglierli e poi non li raccolgo io, ecco, sarebbe una cosa dove avrebbe veramente un controsenso, ecco, allora. Andiamo di qua. Ora faremo un giro, ecco, lì sembrerebbe che ci sia un muro da sfondare, ecco, l'ho iniziato ad imparare, e infatti ragazzi, è proprio così, ma che bello, un altro forziere ragazzi, voi sapete che io con i forzieri ho un certo feeling particolare, ecco. Ora possiamo uscire, poi la nostra direzione, sapete, lì, no? Andiamo, sì, senza troppi intoppi, ecco però. Ora, qui salverò la partita io, no? E nel prossimo gameplay andremo avanti, perché comunque di strada ne ho fatta, ragazzi. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, anche se ho perso quella boss fight, ma poi io sicuramente salirò molto di livello perché mi conosco e poi ci posso anche riparlare, insomma. Quindi, detto questo, continuate a seguire il vostro Diablotex, ci sentiremo con i prossimi gameplay. Un saluto a tutti, lasciate un like ed iscrivetevi sul mio canale. Ciao a tutti e alla prossima!